gentili amici appassionati di calcio a 5 dal Paladolmen di Bisceglie. Gianluca Valente vi dà il benvenuto per assistere insieme al match tra Diaz e Adelphia, gara valevole per la 14ª giornata del campionato regionale di Serie C1. Dalla distanza Campagna, quindi lo hanno annullato, ovviamente lui soffre la fisicità degli avversari. Caggianelli apre per Tortora, che apre per De Cillis! Sergio De Cillis! 1-0 Diaz al 24esimo minuto. Ripartenza d'aprile, 2 contro 2. Ha vitto! Può ripartire l'Adelphia con Anastasia. Lo attende Gigi Palermo. Centralmente c'è spazio per Campagna. Ancora tiro e c'è la rete. Rete di Gasparro. Lo batte lo stesso Gasparro, palla in mezzo di prima intenzione, scheggia la traversa. Campagna, Angelo Cassanelli, fronteggiato da Anastasia, tiro deviato da De Cillis in gol. Ha vinto per l'Adelphia, bella giocata, apre per Anastasia, 2-2, contropiede 3-2, Campagna indietro per Gasparro, 3-2. Adelphia, Sasso spalle alla porta, chiuso da Gasparro. Tortora cerca e trova Palermo, c'è spazio! Gigi Palermo cerca di ripartire la Diaz, c'è spazio, Caggianelli! E c'è il salvataggio incredibile! C'è il salvataggio incredibile di Campagna. Ci stava per scappare il gol della vittoria. Attenzione che c'è ancora spazio per De Cillis! Il Niño Maravilla! 4-3 Diaz! Con Sergio De Cillis a tempo scaduto! Il bomber tascabile la mette dentro! È finita! La Diaz supera l'Adelphia per 4 reti a 3, una partita bellissima!